Ciao, oggi vedremo come collegare una spin bike a Zwift. Ti servono soltanto tre cose. Numero 1, un sensore di velocità. Numero 2, una chiavetta USB ANT più per leggere i sensori dal PC. E una spin bike. Bisogna applicare il sensore di velocità al volano. Questi sensori di velocità, comunque, tutti i sensori, sia il sensore di velocità che la chiavetta ANT più, metterò il link comunque in descrizione. Il sensore di velocità applicato sul volano, ho usato un nastro biadesivo per applicarlo sul volano e deve stare il più possibile vicino al centro del volano. Poi, come seconda cosa che vi servirà dopo, vi consiglierei di misurare il raggio della ruota della vostra spin bike. Allora, apriamo il browser, scriviamo Zwift. Allora, chiede di creare un profilo. Io il profilo ce l'ho già, comunque, infatti adesso in automatico, come vedete, mi entrerà nel mio profilo, no? Ma voi ovviamente dovete crearlo. Vi si aprirà una pagina, quella che abbiamo aperto prima con scritto scarica. Voi scaricate il programma e creerà, in automatico creerà questa icona di Zwift. Ci clicchiamo sopra. Si aprirà questa pagina qua con già il mio profilo. Voi ovviamente dovete creare il vostro profilo. Let's go. Una precisazione: Zwift è gratuito i primi 7 giorni, dopodiché avrete a disposizione soltanto 25 km al mese se non pagate. Comunque, contando che comunque è un programma che usate soltanto d'inverno, autunno, inverno, 15 euro al mese, uno può anche farlo. Dove potete vedere i dispositivi connessi all'app, a Zwift. Io per ora ho montato su solo un sensore di velocità, quindi ovviamente mi vede solo il sensore di velocità, però potete metterci il sensore di potenza, il sensore della frequenza cardiaca e il sensore di cadenza. Allora, una volta riconosciuti i sensori, ovviamente con la chiavetta ANT più, perché la chiavetta ANT più che abbiamo visto prima capta i segnali dei sensori. Se vedete in alto c'è il segnale ANT più che emana delle onde, vuol dire che la chiavetta sta cercando dispositivi intorno a voi e lì manda il programma che riconosce poi i sensori che è collegato. Una volta arrivati in questa pagina qua, quando il sensore è connesso, io consiglio sempre comunque di vedere la misura dello pneumatico. Nel mio caso è un 20 pollici. Dopodiché vi chiederà anche seleziona il tuo rullo. Ovviamente noi non abbiamo un rullo, abbiamo una spin bike, quindi mettete pure questo qua, rulli non in lista. Facciamo ok. Allora, qua potete, c'è la voce percorsi, allenamento, c'è anche l'Academy, una sfida di questo programma di allenamento, ma noi non ci interessa, soltanto per far vedere come funziona Zwift. Facciamo pedala. Quello lì è il mio personaggino, quello che ho scritto Zwift dietro la schiena. E ora siamo fermi, ovviamente non stiamo pedalando. In alto, potete vedere in alto a destra la mappa con le strade, con i suoi percorsi, i pallini sono le persone, il quadratino blu in alto a sinistra sono i watt. E lì apparirà comunque anche quella frequenza cardiaca e anche la cadenza, se avessi
se aveste dei sensori, e la striscia in mezzo, la linea in mezzo, ti dice i chilometri orari, i chilometri percorsi, il dislivello e il tempo di percorrenza. Ora agiamo sui pedali. Pian piano il personaggino comincerà a muoversi. Vedete, pian piano siamo a 8 km orari, 9 km da 10. Vedete, in alto a destra comunque potete vedere la pendenza della strada, che in questo caso è a zero. Che traffico oggi, che è a zero. Noi stiamo andando a 17 km all'ora, 18 km all'ora, 19, 20, ok. Abbiamo fatto 100 metri per ora. Va bene, perfetto. 22 km all'ora, 0,1 in piano. Quando praticamente, ora non sto a farvi tutta la strada su Swift comunque, non sto a farvi tutta la strada perché comunque dovete giocare voi e fare voi, vedere voi. Comunque io quando, avendo con la spin bike, quando in alto, vedete che in alto a destra la pendenza da zero è arrivata a un. Da 0 è arrivata a 1. Ecco, quando si avvicinano le pendenze io stringo un po' il volano. Comunque, come potete vedere, funziona perfettamente. Ci sono i dati: 25 km all'ora, 400 metri percorso, un metro di dislivello, 1 minuto e 12 di percorrenza. Quindi, se voglio finire la, quando ho finito di fare la sessione, mi fermo, qualsiasi punto va bene. Qualsiasi punto mi fermo. Faccio menu, verrà fuori questo menu sulla sinistra, ci clicchiamo sopra, facciamo termina pedalata, che ti dice praticamente quanto cosa hai combinato, nel senso, in totale attuale, come potete vedere in alto, ho fatto 600 metri in un minuto, 9 calorie, e ho scalato un metro di dislivello. Comunque, termina pedalata, qui vi fa vedere il percorso che avete fatto. Ok, io sono già collegato con l'account di Strava, quindi se facessi salva ed esci mi caricherebbe in automatico il percorso su Strava, ma per ora non è quello che voglio, quindi elimino questa attività. Visto, in poche semplici mosse è facile collegare la spin bike a Zwift, i sensori al PC. Quindi, come potete vedere, vi basta un sensore di velocità, la chiavetta Ant più da inserire dentro al PC per farvi collegare i sensori al programma Zwift, una spin bike e il programma Zwift. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like. Se Sentitevi liberi di commentare comunque sotto quello che volete, se vi è stato utile o non vi è stato utile. Iscrivetevi al mio canale, tanto è totalmente gratuito. Mettete un bel mi piace, non so se l'ho già detto. Dai, ciao e alla prossima.